proponiamo la prima semifinale del torneo Road to Thai Fight, categoria 71 kg. La disciplina ovviamente è il Muay Thai. Chiamiamo sul ring all'anno blu, 25 incontri disputati, 18 vittorie per lui, 6 sono le sconfitte ed un pari per il team Nakia da Macerata, The Stick, Angelo Bernardoni. E passiamo al terzo match di questo grande kermesse di Muay Thai e K1. Questa è la prima semifinale Road to Thai Fight ai limiti 71 kg, 3 difese da 2 minuti l'1. Attendiamo il first challenger of the night, Angelo Bernardoni. Anche questa è una bella categoria, 71, amico mio. Sì, la ricordi? Sì. Sempre stata una categoria molto folta. Sì, tanti atleti, soprattutto con quelli atleti ovviamente con livello alto. 77, 69, 78. Le categorie che insomma ho militato, no? In un'altra disciplina, però che secondo me è la più bella. Sta rientrando, comunque sta riprendendo piede il full contact, Massimo Stessa. Assolutamente. Si è un po' persa nel tempo, adesso sta ritornando. 19 incontri disputati, 12 vittorie per lui, 5 sono le sconfitte, 2 i pari. Campione italiano WTKA dilettanti 2019 per il Combat Club Treia da San Severino Macerata, Alessandro Ortolani. Alessandro Ortolani della Combat Club Treia. Tornando al discorso del full contact, dice, sai, le ultime notizie dall'ambiente CIO è che si parla appunto di palpabile olimpismo proprio con il full contact e il point fight. Quindi, come tu puoi immaginare, la WACO a livello internazionale si sta già muovendo. Certo. Sai, soprattutto poi i paesi dell'est, la Russia in particolar modo, che ha atleti fortissimi. Ovvio. Soprattutto nel full contact, già sta cercando appunto di piazzare i suoi migliori atleti nelle varie nazionali, i più forti in assoluto. Sarebbe storico questa cosa. Sì, sarebbe bello. Sarebbe speriamo bello di vederlo. Speriamo di vederlo, sì, infatti. E vi ricordo, amici a casa, a limiti di 71 kg questo match, una semifinale di Road to Thai Fight che si terrà il 30 maggio 2020 a Roma. Grande appuntamento sempre per la Gianluca Colonnese Promotion. Alessandro Ortolani contro Angelo Bernardoni. Chi vince va in finale e dovrà stare attento al prossimo match, che sarà tra Simone Bertini e Gianluca Costa Cesari. Anche qui un'altra semifinale Road to Thai Fight ai limiti sempre di 71 kg. E ovviamente chi vince anche questa semifinale andrà a fare la finale tra uno di questi due atleti qui. Quindi molta attenzione, sono quattro atleti che si stanno sfidando in pratica.
momento importante. Abbiamo mandato tre atleti, hanno fatto una bellissima esperienza, un piazzamento di tutto rispetto, e sicuramente con il sambo avremo grandi soddisfazioni sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale, e ovviamente sorprese per quanto riguarda ovviamente l'olimpismo. Certo, ne sono convinto che il movimento di sambo crescerà ancora di più qui in Italia, e sempre sotto la vostra guida ovviamente, per farlo divulgare e conoscere a tutti i nostri telespettatori, ma soprattutto chi pratica le arti marziali. Secondo me, Massimo, chi si avvicina al sambo rimane nel sambo, sì, senza sì. Togliere niente a nessuno, ovviamente, da sì, qualsiasi sì. altra disciplina. Beh, abbiamo la shootbox e la kick jitsu in federazione, l'MMA ovviamente. Chiaro. C'è un interesse internazionale. Ovvio. Di tutto rispetto, ma devo dire che il sambo è veramente spettacolare, difficile da praticare, una disciplina molto dura, ma è un'arte marziale. Poi obiettivamente c'è questo rispetto marzialistico quasi, rispetto agli avversari, l'ambiente, l'ambientazione. Devo dire, sono rimasto particolarmente colpito da questa disciplina. Sì, è un tradizionale arte marziale, nel vero senso della parola. Si parte! Terzo match della serata, ai limiti dei 71 kg, Angelo Bernardoni con i guanti blu, pantaloncini bianchi. Contro Alessandro Ortolani, pantaloncini neri, guanti neri. Infatti l'occhio mi aveva fatto capire bene che molto più alto Bernardoni del suo avversario Ortolani. Sì. Quindi un bel po' di fatica per Ortolani a accorciare la distanza. Vediamo come si comporterà nel caso. Accorcia la distanza, sono le gomitate, un buon diretto sinistro, un altro bel sinistro, eccolo, lo timbra ancora quel sinistro Ortolani. Sì, è un atleta mancino. Sì. Mancino, quindi deve cercare comunque di accorciare e mettere quel diretto sinistro. Esatto. E a quanto pare potrebbe essere un colpo risolutore. Un'arma vincente, sì. Sicuramente per lui. Lo sta portando molto bene, buono in questo gancio destro, manda vuoto high kick di Bernardoni. Si sta comportando molto bene in questa fase della prima ripresa. Ortolani ancora cerca di accorciare la distanza per rimettere il suo gancio destro. Ancora un buon sinistro qui, cerca la spazzata, non gli riesce, si difende abbastanza bene Bernardoni per la spazzata. Passa sotto ai colpi Ortolani, riesce a mettere poi una proiezione a terra. Bella azione di Bernardoni. Sì. Sta lavorando bene con Ortolani. Assolutamente sì, Massimo. Che sia già entrato nel match, abbia preso le distanze giuste. Sta facendo il suo. Sì, cerca la ginocchiata qui fuori tempo. Ortolani viene subito richiamato dall'arbitro. Un po' lento, io vedo Bernardoni un po' lento nell'esecuzione dei colpi. Sì. Ora il gancio, il sinistro sopra e sotto, ancora il sinistro sopra da parte di Ortolani, ancora timbra il volto del suo avversario. Sì, Ortolani più brillante.
difficile, sì, non è sempre, sì, un vantaggio essere non è sempre, no no assolutamente. E la seconda ripresa, seconda ripresa, Bernardoni in pantaloncini bianchi contro Ortolani, pantaloncini neri, ancora dove aveva lasciato nella prima ripresa. Ortolani timbra ancora quel diretto sinistro, adesso si va in clinch per le ginocchiate, si va a coprire anche e difendere delle ginocchiate Ortolani. Vedi, molto lento con i colpi Bernardoni, molto lento, sì, sì. Un po' macchinoso, sì, anche sì, nelle, sì, nei, sì, movimenti, sì. Buona questa ginocchiata in questo momento da parte di Bernardoni, cerca la proiezione a terra, ci riesce. Time out chiede l'arbitro, va a sistemare paragomiti e si riparte. Ancora lì il sinistro di Ortolani che cerca il varco, ginocchiata qui di risposta di Bernardoni, middle kick, high kick, che bella, è andato a segno bella questa azione, volta, sì. Ottimo, ottimo, deve lavorare con le gambe Bernardoni, sì, ginocchio e colpi lunghi soprattutto frontali secondo, infatti, me dovrebbero, infatti, essere a due tangenziali a posto delle gambe, dovrebbe, sì, sfruttare. Un momento di confusione in questa fase del match, deve assolutamente essere più brillante, ancora diretto sinistro, va avanti con quella testa alta e ovviamente il suo avversario Ortolani ne approfitta per mettere il suo diretto sinistro. Ancora qui le ginocchiate di Bernardoni, buona questa gomitata all'interno da parte di Ortolani, c'è qualcosa che non va, l'arbitro va a richiamare l'angolo, sempre molto attento il nostro arbitro, assolutamente, Claudio Aveni sempre molto professionale, molto, molto. Buono il front kick, ci sta ascoltando forse, sì, infatti l'avrebbe dovuto fare dall'inizio, sì. Finisce qui la seconda ripresa, tu come hai vista questa seconda ripresa? Ma Ortolani devo dire è stato un po' più brillante rispetto al suo avversario. D'altra parte nelle ultime fasi ha lavorato bene un po' più in clinch Bernardoni, con qualche sbilanciamento e proiezione, bene questa ultima fase con i calci frontali, deve sfruttare in modo migliore l'allungo. La terza ripresa sarà particolarmente difficile per lui, certo, perché se riesce a vincerla forse riesce ad riequilibrare meglio il match. Al momento secondo me queste due riprese le ha perse, sì. Vediamo cosa ci dirà nella terza ed ultima ripresa Angelo Bernardoni. Vi ricordo amici a casa, questa è una semifinale ai limiti dei 71 kg tra Alessandro Ortolani in pantaloncini neri contro Angelo Bernardoni, pantaloncini blu. Semifinale di Road to Tie Fight, chi vince qui passa in finale e dovrà affrontare un altro match. Quindi non è finita, per uno di loro non è finita la serata ancora. Adesso Bernardoni sta iniziando a essere più brillante, Sì, sì. Riesce a lavorare bene con le ginocchiate. Sì, forse ha trovato la... ancora il diretto sinistro. Purtroppo per lui... Testa troppo alta di Bernardoni, sì, sì. Troppo alta, con un avversario più basso. Lascia quel bersaglio. Lascia quel bersaglio, che poi vedi lavora bene, cioè fa belle combinazioni, ginocchio, pum, insomma lavora bene, però ecco, subisce questi diretti che fanno la differenza. Certo. Ancora, qui, ancora questo gancio. È ancora il diretto sinistro. Sì, sì. Quello che ha fatto la differenza in questi tre riprese. Sì. L'arbitro va a sistemare i gomiti.
parte. Cerca un diretto destro Bernardoni, non va a buon fine. Bella ginocchiata, sta lavorando bene, vedi, è un atleta valido. Oggi evidentemente non è riuscito a trovare la distanza, la strategia giusta. Belle quelle secondità. Bel match, questa ultima parte devo dire si è... Bernardoni, peccato, perché poteva essere magari un match più acceso, meno a senso unico. Do la vittoria ovviamente a Ortolani, è stato più brillante, più preciso dall'inizio. Una cosa mi fa pensare però che forse Bernardoni lo vedo meglio in un match di 5 riprese. Già nella terza lui aveva cominciato già a carburare, sì, no? Sì. Facile, sì, no? sì, assolutamente. Previ riprese non è per lui. Magari gli stanno strette. È chiaro, c'è da dire che non può prendere già dalla prima ripresa quei diretti, perché chiaramente i colpi che accusi poi li paghi durante il match. Sai, una sorta di confusione, no? Di poca precisione dei colpi, insomma. Ci siamo passati, penso che abbiamo presi qualche colpo di troppo, no? Quindi sono sensazioni che non si sia particolarmente brutte, che nel match le paghi, ecco. Assolutamente sì, amico mio. Attendiamo il verdetto tra Alessandro Ortolani e Angelo Bernardoni. Vediamo chi andrà in finale. Vi ricordo, questa è una semifinale per Road to Taipei, ai limiti di 71 kg Muay Thai. Chi vince qui passa il turno e andrà a disputare la finale. Quindi il primo contender per il prossimo match lo vedremo tra poco. Eccolo qui il nostro ring announcer Valerio Lamanna, la parola a lui. Vince questo incontro ai punti, si qualifica per la finale del torneo Road to Taipei in categoria 71 kg. La numero The Stick, Angelo Bernardoni. Ah. Bernardoni porta a casa la vittoria. Sì, ma oddio, un po', devo dire, ripeto. Ci ha spiazzato tutte e due. Sì, un bel atleta assolutamente, una buona espressione della Muay Thai, però probabilmente è stato premiato per il suo modo di combattere. Questi due ragazzi hanno dato vita ad un bellissimo incontro, molto combattuto. Diciamo, tu sei uscito troppo tardi, secondo me. Forse sì, cominciamo veloce, mi sono fermato a metà, per finire a tutto, solo che lui è un grande atleta e stasera ha avuto il meglio. Alessandro, Angelo, tu sei partito meglio, poi hai subito un attimino il rientro, il ritorno di Alessandro. Beh sì, Ale è una bellissima atleta, lavora veramente di Muay Thai, difficile da inquadrare, sono stato avvantaggiato con l'altezza, ho sfruttato il mio vantaggio in clinch, tutto qui. Ora ti aspetta la finalissima. Sì, adesso ci teniamo caldi per la finale. Un grande applauso per Angelo Bernardoni e per Alessandro Ortolani. Bravi, ha detto, è stato comunque sia sportivo Bernardoni, ripeto, mi è piaciuto Ortolani, probabilmente giudizio degli arbitri laterali, dei giudici laterali, è stato un po' più specifico per lo stile di combattimento, probabilmente. Sicuramente.